C'è un dato molto preoccupante nei dati degli incassi di questo mese di settembre. Sembra proprio che la stagione cinematografica non voglia partire. Non funziona niente, non funzionano né i film italiani né i film americani, blockbuster americani. Appunto, sembra che dopo Venezia la gente non voglia più andare al cinema. Peccato, perché invece dei film interessanti ne sono usciti e ne stanno per uscire. Questa settimana vorrei segnalare due film di nicchia, due operazioni diverse ma nello stesso tempo simili, due film italiani che hanno in comune un tema, quello della politica attuale del nostro paese. Sono due film che si sono visti al Festival di Venezia, sono stati i due film che hanno prodotto più brividi mediatici al Festival di Venezia, ma senza poi richieste di sequestri, sciocchi e compagnia bella, e sono da una parte Berlusconi di Franco Maresco e dall'altro la trattativa di Sabina Guzzanti, che uscirà proprio giovedì, domani, sugli schermi italiani. Due film molto diversi, dicevano, accomunati dal fatto che hanno avuto una lunghissima gestazione entrambi, prima di vedere la luce schermica. Due film che mettono in luce proprio i mali del nostro paese, come sempre ha fatto il cinema italiano militante e il miglior cinema italiano degli anni 60, da Rosi a Elio Petri e poi tanti altri registi, quindi si inserisce in una tradizione che il cinema italiano ha sempre coltivato fino al Divo di Sorrentino. Sono due film diversi e io personalmente preferisco molto il film di Maresco, perché è un film in cui la realtà supera la fiction, voglio dire. Questo film in bianco e nero in cui vediamo questo personaggio di questo squallido organizzatore Ciccio Mira di concerti che parla della mafia senza parlarne mai, e poi un'intervista con Marcello Dell'Utri che dimostrano quanto appunto Berlusconi sia amato in Sicilia, è un pezzo di storia italiana incredibile. Quando si esce da questo film uno rimane, come dire, folgorato da quello che una cosa del genere ci dimostra. La trattativa di Sabina Guzzanti, uno invece, è un film abbastanza diverso, è un film che pur partendo da una matrice di tipo televisivo, com'è la sua autrice, vuole avere un tipo di meccanismo brechtiano, un tipo di recitazione brechtiana, anche se forse non ci riesce in pieno. La trattativa è quella tra lo Stato, come è noto, quello tra lo Stato e la mafia, è la trattativa da cui è uscita fuori la Seconda Repubblica, è quel momento storico che ancora non è stato molto messo bene a fuoco e che Sabina Guzzanti ricostruisce in una maniera, appunto, come un racconto in cui si mischiano elementi di fiction e elementi documentari. Il film ha molte pecche, ma ha il vantaggio forse di ricordare un po' a una memoria come la nostra tante cose che spesso noi dimentichiamo. Molti l'hanno considerato un film inutile, per me è un film che però serve a ricordare cosa sta succedendo. Perciò che lo si possa considerare un buon film o che non lo si consideri un buon film, secondo me è un film sicuramente da discutere, mentre Berlusconi, per chi ancora non l'avesse visto, è un film assolutamente da andare a vedere. Grazie.